20.03, pur essendo un giovedì di maggio, non potevamo non cominciare questa puntata di Free Content con questo brano, Le Domeniche di Maggio, che devo dire trasmette la giusta dose di positività di cui mai come in questo momento abbiamo bisogno. E in collegamento telefonico per me è un grande piacere poter scambiare quattro chiacchiere proprio con Giulia Molino. Ciao Giulia, ben arrivata su Radio Stonata. Ciao, eccoci. Allora, prima di tutto, come stai? Dicevamo anche prima, ti chiedevo fuori onda come stai di umore e soprattutto dove ti trovi in questo momento. Guarda, mi trovo a Roma, sono rimasta qui, non sono rientrata a casa, diciamo, e sto meglio, sto molto meglio di umore. Diciamo che comincio a sentire l'effetto di queste fatidiche domeniche di maggio, ecco, sono molto più serena. Certo, allora io per partire devo fare una roba che ho fatto anche con Gaia settimana scorsa. Volevo tranquillizzarti perché qualche fan ci ha scritto per dire: ma come Radio Stonata che ci azzecca Giulia che è intonatissima. Quindi io tranquillizzo sempre come ho fatto settimana scorsa, ragazzi. Il nome della radio deriva da un disco di Giorgia, quindi spero sia un complimento anche per gli ospiti. Assolutamente, Quindi ragazzi, per rompere il assolutamente. ghiaccio ti faccio una domanda un po' marzulliana. Tu nella vita in cosa sei stonata? Qual è il tuo peggior difetto? Guarda, delle volte non capisco se sia un pregio o meno, però sono tanto testarda, ma veramente troppo, e delle volte perdo anche un po' la ragione per questo motivo, perché magari ho un'idea mia fissa e non me la togli dalla testa, cioè è molto difficile. Scaturiscono poi mille paranoie ed è difficile farmele passare. Soffro di Ok, idee fisse. diciamo che poi i pregi e i difetti vengono fuori un po' tutti in un contesto come quello di Amici, no? In cui dopo Sì, un ma è certo... emerso assolutamente anche questo, anzi forse maggiormente questo. Guardandoti alle spalle c'è, visto che è passato un po' di tempo ormai dalla finale, un momento che ricordi come up e uno che invece come down dell'intero percorso nella scuola? Guarda, come app sicuramente il fatto che più andavo avanti nel percorso, più mi rendevo conto che ero forte abbastanza da superare tutte quelle che inizialmente vedevo come difficoltà insormontabili, perché comunque lì si è sottoposti ad uno stress psicologico molto molto difficile. E i momenti di down, quindi questo mi portava, diciamo, serenità con me stessa perché ero contenta. E i momenti di down invece quando pensavo di non farcela, quelli erano i momenti più brutti, quando appunto soffrivo di idee fisse, paranoie, pensavo di non essere all'altezza di alcuni pezzi, pensavo di non avere voce, sai, le mille paranoie che poi nascono comunque dallo Certo. stress generale, ed erano comunque momenti brutti perché non avevo modo di liberare la mente, comunque lì sei costretto a pensare alla musica e a quello che stai facendo 24 ore su 24, soprattutto al serale, quindi era difficile tranquillizzare se stessi, ecco. Ok, domanda che ho fatto anche a Niva, Gaia. Ovviamente questa è stata un'edizione un po' particolare, soprattutto nella fase serale, perché vi siete ritrovati coinvolti in una situazione più grande di voi, di Sì. tutti. La mancanza, l'assenza del pubblico in studio è un elemento che ti ha frenato personalmente, visto che comunque la prima, se non erro, puntata del serale andate in onda col pubblico, poi siete stati privati, ovviamente per giusti ed ovvie ragioni, oppure Giuste no? motivazioni, sì. Guarda, all'inizio ti dico la verità, un po' sì, perché è stato stranissimo. Cioè, io in particolar modo ho sempre avvertito tantissimo il calore del pubblico, davvero tanto. Quindi ritrovarmi all'improvviso ad essere sola, tra virgolette, sul palco è stato qualcosa di nuovo, qualcosa di cui abituarsi inevitabilmente, Certo. perché era una situazione più grande di noi. Però, guarda, con il tempo è diventato anche un punto di forza, perché abbiamo imparato tutti a fare a meno di quel calore, di quell'energia che emanano, del supporto delle persone. Quindi diciamo che è stato un passo in avanti su quella che potrà essere la nostra carriera futura. Ecco, siamo pronti a tutto. E l'aspetto positivo è che comunque nonostante la situazione, fortunatamente con la musica in digitale e tra poco anche in fisico, il tuo progetto, il tuo disco di cui ora parliamo, va tutto bene, è fuori e può far compagnia, insomma, alla gente che devo dire mai come in questo momento ha proprio bisogno della musica. Quindi parliamo un po' di questo album, io leggo nomi molto importanti, Roberto Casalino, Dardust, Manuel Finotti. Canzoni, se non erro, su cui tu avevi iniziato a lavorare già anni fa. Com'è stato a lavorare con questi nomi e appunto cosa rappresenta questo disco per te? Guarda, rappresenta
rappresenta una rinascita, perché io ho lavorato su questo disco nel 2018, un anno in cui praticamente mi sono quasi fermata a livello musicale perché non avevo superato il provino di Amici nel 2017, e quindi è stato un anno in cui mi sono messa in discussione, mi sono fermata e ho cercato di capire dove fosse il problema, su cosa dovessi migliorare, quale fosse la mia reale strada da seguire, da intraprendere. E poi proprio in quell'anno, diciamo, che ho cominciato a lavorare con la mia grande famiglia, che è Isola degli Artisti, e abbiamo cominciato a mettere giù idee, a collaborare. Ho cominciato anche a scrivere nel 2018, quindi davvero questo album per me è un grande punto di ripartenza, si può dire, ripartenza, perché avevo bisogno di capire chi fossi realmente. E poi il 2019 è arrivato Amici, e va tutto bene, racconta Giulia in ogni lato del carattere. Ci sono ballad come Solo questo mi è rimasto, come Briciole, come Va tutto bene, in cui ci sono le mie fragilità, diciamo a livello emotivo, che quando amo do davvero tutta me stessa, e quindi allo stesso tempo avverto molto il dolore magari di una relazione o di ciò che mi succede intorno. E Domeniche di maggio, che parla del mio amore verso quello che può essere una giornata di sole, la mia spensieratezza. C'è Nice, che parla di una fetta importante del mio passato che mi ha reso ciò che sono oggi inevitabilmente, perché il dolore ci fa soffrire. È così. E a proposito, il dolore ci fa crescere, scusami. No, dimmi. Stavo dicendo, siccome hai nominato Nietzsche, stavo nel frattempo anche spulciando un po' di messaggi, perché come saprai ci arrivano tantissimi messaggi, tantissime domande. Io l'ho detto già in apertura di puntata, cerchiamo di accontentare qualcuno. Siccome hai citato Nietzsche, mi sono permesso di interromperti, perché c'è Agata che ti ringrazia per aver dato voce, no, con questo brano in particolare ad una tematica importante. Lei scrive che la tua musica le sta dando la forza per uscire dal problema, parliamo del disturbo alimentare. Io volevo chiederti a riguardo, cosa ti ha spinto a cantare un brano così intimo, personale, se inizialmente hai avuto, non so, timore, o comunque hai avvertito qualche freno davanti a una platea come quella di Amici, e anche se eri consapevole che poi in quel momento preciso in cui la stavi cantando ti stavi assumendo, tra virgolette, la responsabilità di essere veicolo di un messaggio, di essere da supporto per molti ragazzi. Guarda, e ragazze. Sinceramente io non me ne sono per niente resa conto. Questo brano lo portai ai provini di Amici, e durante il percorso, poi non l'ho mai più cantato, durante il percorso Maria mi chiama e mi fa: Giulia, ma che ne dici di riprendere quel brano? Io un po' perché comunque avevo voglia di cantarlo, è stato praticamente il secondo pezzo che ho scritto in assoluto, quindi diciamo che è uno di quei brani che ho sempre avuto nel cassetto quando ho cominciato a scrivere, quindi ci sono molto affezionata. E un po' per incoscienza ho accettato la cosa, però nel momento in cui l'ho cantato la prima volta mi sono resa conto proprio dell'impatto emotivo che quel brano ha, e che il contenuto è importante. Ho elaborato tante cose solo dopo averlo cantato, perché per me cantavo la normalità, cioè per me era come cantare Va tutto bene, parlare della fine di un amore, di problemi familiari. Così come ho vissuto quello, ho vissuto anche il disturbo alimentare, però poi solo dopo, con i messaggi che ho ricevuto, con il calore delle persone che mi seguono, che mi scrivono, ho capito che effettivamente è una tematica di cui non si parla spesso. Certo. E l'ho capito dopo che ho avuto tanto coraggio, anche perché il linguaggio che uso in Nietzsche è molto crudo, il modo in cui descrivo ciò che ho vissuto. Certo. E sono felicissima, felicissima di aiutare persone come Agata, perché veramente mi scrivono in tanti e mi ringraziano. Anche mamme mi hanno contattato per ringraziarmi, che hanno le figlie magari che soffrono di un disturbo alimentare, quindi... Guarda, sarà sempre la mia più grande soddisfazione questo pezzo. E un altro aspetto di cui, insomma, volevo parlare con te è: in genere, subito dopo i talent, non per vostro volere magari, siete un po' messi in una
come si dice, campana di ferro, insomma, siete abbastanza tutelati. Tu ti sei subito esposta, ti sei presa le tue responsabilità e mi ha colpito questa cosa del dissing. Io poi sono del sud, come te, contro Feltri. Quindi volevo sapere che cos'è che ti ha spinto ad esporti su una tematica così importante, che poteva anche essere un'arma a doppio taglio, soprattutto poche settimane dopo la tua insomma, uscita dal talent. Certo, guarda, io ho cercato di essere molto attenta a ciò che volevo esprimere, perché il mio pensiero, allora io appena ho visto quel video ho sperato fosse un fake nella prima fase, diciamo, dell'accaduto. Poi ho voluto vedere l'intervista per intero, magari ho cercato, ho detto, vabbè, forse la frase che ha detto non sarà contestualizzata bene in questo estratto, volevo, sai, autoconvincermi che non avesse davvero detto quella cosa. E invece poi mi sono resa conto che effettivamente aveva discriminato il meridione. Io sono tanto, tanto legata non solo alla mia terra, non solo al meridione, ma all'Italia. Cioè, io credo che i nostri avi abbiano lottato per anni per ottenere un'Italia unita e sapere che ci sono ancora persone, tra l'altro giornalisti, persone di 70 anni che comunque sono acculturate, teoricamente, che poi hanno dei pensieri così razzisti, non lo concepisco. E ho avuto subito l'esigenza di parlarne, ho cercato di essere attenta nel linguaggio perché in un attimo sarebbe potuto, diciamo, passare il messaggio di evviva il meridione, Certo. Feltri Lombardo, non ti vogliamo. Invece no, io volevo proprio far passare l'idea che fossero le persone come Feltri ad essere la rovina di questa Italia e che non esistesse alcuna discriminazione nei confronti della Lombardia, che anzi loro stessi si sono dissociati da quella persona. E questo messaggio per fortuna è arrivato, io ne sono contenta e credo, spero di essere stata anche educata nel rispondergli, Assolutamente, assolutamente. Poi l'hai però fatto con la dovevo musica, quindi farlo. la musica, diciamo, è sempre educata, anche nel rap e il linguaggio. La musica deve contenere un messaggio. Io di questo sono proprio portatrice, nel senso che ci credo fortemente. Il mio obiettivo principale, anche quando scrivo, è parlare innanzitutto di cose che ho vissuto, perché è importante, e ancora di più di pensieri a cui tengo tanto. Cioè, io voglio che ciò che penso venga trasmesso. Poi, ovvio, ci saranno persone che saranno d'accordo, altre non saranno d'accordo. Però credo che questa sia la magia della musica. Dividerò sempre le masse, come è successo anche ad amici. Però io credo fortemente in quello che dico e in quello che faccio. Certo, assolutamente. Io continuo a spulciare tra le domande. C'è Alessia che vuole sapere se da piccolina eri una bimba iperattiva ed energica come sei tuttora o magari lo sei diventata poi col tempo. No, 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 io lo sono sempre stata, lo sono sempre stata. Mamma mi racconta sempre che ero ingestibile. Cioè, non stavo mai ferma, non dormivo, ero proprio insopportabile in casa. Sono sempre stata una bambina iperattiva sotto questo punto di vista. Ho sempre avuto una bella parlantina e quindi diciamo che ci sono nata così, ecco. In tantissimi ci stanno poi attenzionando del primo posto su iTunes di Camice Bianco, di cui parleremo tra pochissimo, perché è comunque una canzone importante che non è inclusa nel disco, però ci teniamo anche noi qui a parlarne su Radio Stonata. Prima però spulcio altre domande, perché ci chiedono in molti di future eventuali collaborazioni per il prossimo disco, per i prossimi pezzi, e se faresti un featuring anche con Gaia. Guarda, per quanto riguarda i featuring nel prossimo progetto, non ti saprei ancora dire, perché sì, sto scrivendo, stanno nascendo già nuovi pezzi, però non è ancora contemplato questo aspetto, quindi non ti saprei dire. Per quanto riguarda un featuring con Gaia, io gliel'ho sempre detto, così come me a lei, lei a me, perdonami, a quest'ora comincio a perdere un po' i Tranquilla, siamo tutti conti. sulla stessa barca qua poi. Perfetto. E una volta lei mi disse: siamo due mondi così diversi che secondo me messi insieme, non so, potremmo creare qualcosa di bello, che è poi quello che nasceva anche durante i duetti del serale. E ci siamo sempre, alla fine abbiamo sempre trovato un punto di incontro perché siamo veramente distanti. Quindi sì, mi piacerebbe, a voglia. Ok, facciamo adesso, se sei d'accordo, un giochino, un classico gioco della pistola alla tempia, però lo Mamma facciamo mia. in mood quarantena, Ok. lo stiamo inaugurando con te, se vediamo se andrà bene lo proporremo anche agli altri. Va bene.
Semplicissimo, mi devi scegliere tra due opzioni in modalità, insomma, quarantena. Non puoi dire entrambe, solo questa è la regola base, ecco. Ok. Workout domestico o Netflix e divano? Netflix e divano. Hai qualche serie TV preferita che stai guardando in questo periodo? No, però c'è Francesco che mi stava facendo vedere. Oddio, non mi ricordo. È tipo una serie vecchia. Un mainstream di Netflix, aiutami. Oddio, ce ne possono essere tantissime. Lost, Con la B inizia. Breaking Bad. Forse Breaking Forse Bad. Breaking Bad, non lo E saprei. comunque mi sta un po' acculturando perché io non avevo Netflix Ok. e lui sì, e quindi diciamo che mi sto appassionando. Ok, altra pistola alla tempia. Lievito madre o pizza a domicilio? Pizza a domicilio, anche se ho comprato il lievito madre quando Ok. sono andata a fare la spesa qualche giorno fa. L'intenzione c'è, ma la pizza a domicilio è sempre più buona. Più pratica, diciamo. TikTok o Instagram? Al momento Instagram. Ok. Look da quarantena, tuta o outfit curato? Tuta, e voglio anche difendermi per le ragazze che diranno: non è vero, tu sei sempre ben vestita. Ragazze, io mi inquadro a metà busto, quindi se sopra ho la giacca, voi non sapete che io sotto ho il pigiama. Ho la tuta del pigiama, quindi tuta tutta la vita, in tuta. Ok, nostalgia, mare o montagna? Mare. Mare. E ultima, questa è un po' cattivella, Maria De Filippi o Salmo? Eia, però, ma perché fate così? E io come faccio a rispondere? Dai, Tanto, allora facciamo trova un così, escamotage siccome per Maria De essere. Filippi già l'ho conosciuta, per questo rispondo Salmo. Ok, te la sei cavata benissimo. Ho Ok. sudato. Parliamo di Camice Bianco, torniamo un attimino seri perché dicevamo Certo. prima su iTunes, è un brano importante che tra l'altro hai scritto in pochissimo tempo, no? Non appena sei uscita. Raccontaci tu un po' com'è nata, chi è dedicata. Guarda, Camice Bianco nasce qualche giorno, cioè tipo settimana scorsa, all'improvviso, perché mi piace tanto documentarmi su internet e una sera vidi il video di un medico, non so se fosse un primario o un caposala, che spiegava un po' la situazione negli ospedali, molto critica, poi ha parlato del rapporto che ha con i pazienti e con le lacrime agli occhi ha detto: la domanda che mi fanno più frequentemente è: dottore, quanto mi rimane? Da lì nasce Camice Bianco. Cioè, io mi sono commossa insieme al dottore mentre vedevo il video, mi sono resa conto che molte volte, purtroppo, ci capita di guardare a quello che ci succede intorno come se fossero delle cose che non ci toccano, delle cose che non sono reali, come se stessimo vedendo un film. E io ho pensato, forse in questo stesso momento in cui sto vedendo il video, qualche persona sarà andata via e non avrà potuto neanche salutare i suoi familiari. Quindi è una cosa che esiste, è sofferenza che esiste, non è solo quello che sento al telegiornale. E ho Certo. pensato che fosse giusto omaggiare questi eroi che sono medici, sono infermieri, sono anche i soccorritori, USF, tutti, per me sono degli eroi, perché in generale, durante tutta la loro vita si dedicano al servizio delle persone, ma in questo periodo particolarmente stanno mettendo in secondo piano la propria vita privata. Ci sono medici che non vedono i figli da mesi ormai perché non possono entrare in contatto con loro e fanno orari massacranti, cercano di salvare vite umane e magari delle volte non ci riescono e sono comunque persone, deve fare davvero tanto male non riuscire a salvare una vita. E quindi Ok, ho so deciso di che hai richiesto parlarne. anche la partecipazione attiva dei fan per quanto riguarda il videoclip, non so se puoi Sì, anticipare qualcosa. Ok, abbiamo deciso di realizzare il videoclip con loro. Sì. allora io leggo ancora prima di lasciarci con Va tutto bene, leggo ancora qualche messaggio. Giulia, sono tanto orgogliosa di te perché arrivi al cuore di tante persone, addirittura la mia sorellina di 5 anni, scrive sorridimi Giulia M. E poi ragazzi siete tantissimi, Chiara, Giulia sei un artista, una persona speciale, grazie per i bei messaggi che trasmetti, io poi devo dire, suppongo che in questo momento in cui live sono messi in stand-by, la cosa che a voi artisti manchi di più, sia appunto il contatto. Assolutamente, ma come hai già detto tu, sono in stand-by. Appena finirà tutto e sarà possibile, saranno possibili gli assembramenti, state sicuri che ritorneremo e ci pigliamo tutto che le connosco. Ok, Giulia, allora io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo, ti
Ti chiedo un messaggio, un qualcosa di positivo e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando e dato che ci ascoltiamo va tutto bene, la lascio introdurre a te. Allora ragazzi, siccome seguendo le regole, stando in casa, ascoltando musica, condividendo messaggi, ce la stiamo facendo e torneremo presto alla vita normale, ricordate ogni giorno che va tutto bene. Un bacio agli ascoltatori e a Radio Stonata.